La vittoria del cuore, successo sofferto ma meritato per la nocerina di Crisculo, che si aggiudica un incontro difficile e diventato complicato dopo l'espulsione di Iommazzo a metà del primo tempo. Piace questa nocerina proprio perché ha saputo soffrire e paradossalmente giocare meglio proprio quando era in inferiorità numerica, riuscendo a trovare il gol vittoria e difendendolo a denti stretti fino alla fine. Crisculo conferma il 3-5-2, assenti gli infortunati Squitieri e Vincenzo Ferraioli, incoronato ancora in non perfette condizioni, va in panchina. Gli ospiti rispondono col classico 4-4-2, Mauro deve rinunciare agli infortunati Caruso e Siscarillo e a Candrina infortunato. Primo tempo dai due volti, la prima parte piacevole, corretta e a favore della nocerina, che trova meritatamente il vantaggio e sfiora la rete in altre occasioni. La seconda parte di contro più brutta e spigolosa, dove gli ospiti trovano il pari e riescono a controllare gli avversari, forti anche del fatto di trovarsi in superiorità numerica. Parte forte la nocerina, dopo appena un minuto Iommazzo riceve palla sulla fascia, va in percussione, entra in area e scarica per l'accorrente Ferraioli, che da posizione favorevole spedisce di poco al lato. I rossoneri imprimono subito un ritmo elevato alla gara, al decimo infatti Esposito riceve in aria, protegge un buon pallone e serve all'indietro Ferraioli, che dopo aver dribblato un avversario tira dal limite mandando la palla a lambire il palo. Sono le prove generali del gol, che arriva un minuto dopo. Gli attori sono sempre gli stessi, soltanto a ruoli invertiti. Perfetto il cross di Ferraioli, che pesca Esposito liberissimo in aria ad insaccare in tuffo di testa. Col passare dei minuti la spinta dei Molossi si affievolisce inspiegabilmente, è forse uno degli aspetti negativi attuali di Ferraioli e compagni. Non che il forza e coraggio faccia molto per guadagnare campo, tuttavia quasi all'improvviso al 25esimo riesce a trovare il pareggio. Un lancio di Amabile dalle retrovie pesca alla perfezione Tortora, che resiste alla carica di Trezza e mezza girata spedisce il pallone nell'angolo alla sinistra di Longobardi. Piove sul bagnato per gli uomini di Crisculo, che un minuto dopo restano in 10 per l'espulsione di Iommazzo, che perde la testa e commette un fallaccio da Tergo sul Lepre. Il match fino a quel momento corretto si innervosisce, i falli si susseguono, l'arbitro a stento riesce a tenerlo in pugno. Crisculo dispone la squadra con un 4-3-2, in inferiorità numerica i padroni di casa tuttavia accusano il colpo e stentano ad organizzarsi. Le sortite più che altro si limitano a qualche ripartenza, non ne sa approfittare la formazione di Mauro, che comunque non riesce a rendersi quasi mai pericolosa. Si deve attendere infatti il 43esimo quando Geloso dal limite tira a girare, Longobardi deve rifugiarsi in corner. Il primo tempo si chiude in pratica con questa azione. Alla stessa stregua della prima frazione la nocerina inizia la ripresa, e cioè con una partenza bruciante che si concretizza con il nuovo vantaggio, sgroppata sulla destra di Adiletta, il quale mette al centro per Ferraioli, che di fino col piatto appoggia in rete sorprendendo Fincanto. La nocerina è entrata in campo con grossa convinzione, spesso mette alle corde il forza e coraggio, la pressione è interrotta al decimo da un tiro dal limite di Amabile che finisce non molto alto sulla traversa. Il canovaccio della partita ritorna come prima, e cioè con i rossoneri a difendersi e a partire veloci in contropiede. Al 16esimo infatti Ferraioli, sfruttando un liscio del difensore, si invola tutto solo, entra in area e serve l'accorrente Galdi, che a porta vuota spedisce sulle gambe di Calabrese. La palla termina nuovamente al centrocampista rossonero, che anziché ribadire in rete cicca il pallone clamorosamente. Gli ospiti al 28esimo costruiscono l'occasione più limpida per pareggiare, Tortora è ben servito in area, elude il fuorigioco ma tu per tu con Longobardi tira in diagonale incredibilmente al lato. Un minuto dopo in contropiede i Molossi vanno vicino alla terza marcatura, Ferrara crossa in area, Galdi non ci arriva, la palla finisce a Ferraioli che da posizione defilata tenta di sorprendere Fincanto, ma il pallone termina sull'esterno della rete. Il forza e coraggio aumenta la pressione, il finale è arrembante, al 42esimo Russo sfrutta l'errore di Arena, entra in area, tira forte, ma Longobardi non si fa sorprendere. Al 43esimo la nocerina spezza la pressione degli ospiti con Incoronato, l'attaccante viene lanciato a rete, potrebbe chiudere la contesa ma una volta in area spara fuori. L'arbitro concede ben 6 minuti di recupero, anche i giallorossi restano in 10, col passare dei minuti affievoliscono la pressione e la nocerina può portare in porto una vittoria preziosa quanto meritata, strappando gli applausi del pubblico presente.